verticale, una carvata adesso, provaci. Magari vai per terra, perché invece è arduo, però provaci. Non si conduce, non si riesce a tenere. Questo controlla un po' di più l'ingresso. E poi la sì, siamo questi e ci fermiamo giù, eh. Sì, come vuoi, nel senso che adesso io sotto non vedo se è libero o no, quindi comunque alzate il piede dal gas sotto, perché non so com'è, ma l'importante è fare questo. Allora, siamo con Cesare Pisoni, direttore tecnico delle nazionali di snowboard. Cesare, una stagione importante che sta per iniziare, quella dello snowboard agonistico, che culminerà con i mondiali canadesi di Stoneham. Siete a Cervinia, ormai tradizione, e come sarà questa stagione? Ah sì, abbiamo delle buone aspettative, i ragazzi hanno lavorato veramente bene, c'è stato un po' un salto di qualità, soprattutto dal punto di vista fisico, abbiamo lavorato molto di più fisicamente e poi grazie anche alla disponibilità di località come lo Stelvio prima, grazie alla famiglia Capitani che ci ha aiutato veramente e Cervini adesso, abbiamo l'opportunità veramente di riuscire a allenarci in condizioni ideali. Cervinia è un po' la nostra seconda casa per il border, anche per la disponibilità e la qualità nella costruzione delle piste è veramente incredibile, una disponibilità che per noi è fondamentale nella costruzione comunque dei risultati. Ecco, qui è un border di allenamento dove incominciano a vedersi i primi test. Quest'anno sarà una stagione del riscatto per il border, dopo l'anno scorso con qualche risultato non proprio come quelli di due stagioni fa. E, cosa ne pensi? Sì, sicuramente ci siamo resi conto delle carenze che avevamo nel border, che erano soprattutto carenze dal punto di vista fisico. Abbiamo rispetto all'alpino, dove ci sono due punti di diamante, qua ne abbiamo parecchi di ragazzi che possono salire sul podio, è stato dimostrato comunque l'anno scorso dove comunque i ragazzi si alternavano, abbiamo atleti con caratteristiche una diversa dall'altro, di conseguenza possiamo far bene un po' su tutti i tipi di pista e questo è una grossa garanzia. Quest'anno poi avremo il test event a Sochi, dove l'anno scorso che porta bene agli italiani sempre. L'anno scorso comunque nella gara di Coppa Europa che sono state fatte, dove c'era comunque un livello di Coppa del Mondo, hanno vinto tutte e due le volte due italiani, perché una volta ha vinto Omar Visentini, la seconda volta ha vinto
Fabio Cordi, di conseguenza abbiamo dimostrato di avere un buon feeling anche su queste piste. L'appuntamento clou quest'anno saranno i mondiali di Stoneham a gennaio, però abbiamo già il pensiero e l'occhio alle Olimpiadi di Sochi, che sono l'appuntamento principe in assoluto. Stiamo lavorando in funzione di quello. Grazie comunque al lavoro che stiamo facendo, siamo fiduciosi. Poi dopo vedremo il responso delle gare. La prima sarà a Montafon in Austria al 6 di dicembre, poi partiremo per il Colorado Telluride. Ok, passando al parallelo, dove abbiamo forse il nostro migliore esponente, che è Roland Fischnaller, lì le ambizioni di medaglia per la stagione, soprattutto per i mondiali, sono alte. Come sta andando? Ma Roland si sta allenando molto bene, in formissima. È lo snowboarder italiano più forte di tutti i tempi, in maniera assoluta. E effettivamente adesso dobbiamo semplicemente continuare a tenerlo tranquillo e allenarlo nel migliore dei modi. La squadra di parallelo sta allenando a Solda, e le possibilità, anche là abbiamo una grande disponibilità da parte della qualità, e di conseguenza riusciamo a svolgere un ottimo lavoro. Oltre a lui, Aaron March e anche gli altri stanno cominciando a migliorare anche a livello femminile, le ragazze hanno lavorato bene. Ecco, l'ultima battuta è per i ragazzi del freestyle, che stanno cercando di recuperare forse un gap con i top rider a livello mondiale. Ma sì, Giacomo Kleber ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista tecnico, con il supporto anche di suo zio Fabrizio Piedascotta. Il mondiale junior di Marchino Grigis ha dimostrato che anche nel freestyle possiamo dire la nostra. Abbiamo una squadra che nello slopestyle comunque è di livello, e possiamo ambire a giocarci delle finali e eventualmente anche dei podi. È stato fatto un ottimo lavoro da parte dei tecnici anche durante la preparazione estiva. Hanno fatto delle sessioni di allenamento acrobatico con Romano Freddi, e di conseguenza siamo curiosi di vedere come si svilupperà la stagione anche per quanto riguarda le discipline freestyle e lo snowboard. Perfetto, allora tanti auguri per la stagione da tutto il mondo dello snowboard. Grazie.